Due derby abruzzesi nella giornata numero 23 del Girone F di Serie D a Nereto e Vasto. Infatti arrivano rispettivamente Pineto e Notaresco per due scontri determinanti in chiave classifica. In uno stadio Aragona ancora chiuso al pubblico, arriva infatti la squadra di Massimo Epifani, reduce dal successo importante ma sofferto nel recupero di mercoledì contro il Porto d'Ascoli. Dopo i 9 risultati utili consecutivi e la sconfitta interna col Matese, dall'altra parte i biancorossi di Fulvio D'Addario hanno dimostrato di non aver perso lo smalto che li aveva contraddistinti nella striscia positiva. La gara di Castelfidardo ne è stata la prova ulteriore. Dall'altra parte rossoblù convalescenti ma ancora agganciati alla speranza spareggi. Ma intanto dobbiamo recuperare perché oggi abbiamo speso tanto. E poi incontriamo una squadra che sta facendo un grande campionato, ha dei giocatori importanti, ne sarà una bella partita sicuramente. E noi dobbiamo portare lo spirito che abbiamo portato oggi in campo anche a Vasto, e con la voglia di fare bene come abbiamo fatto oggi. Per arrivare ai playoff? No, adesso dobbiamo, oggi ho detto ragazzi dobbiamo vincere una partita, perché poi quando i campionati prendono una piega strana, innanzitutto dobbiamo arrivare a 41 punti, 42 punti per salvaguardare la Serie D. Poi sicuramente noi abbiamo la qualità non per salvarci, per fare molto meglio. Oggi è una vittoria importante, adesso pensiamo partita dopo partita, ma come l'ho detto 2 mesi fa, lo dico oggi, dobbiamo dare continuità ai risultati e vedere poi alla fine dove siamo arrivati. Obiettivo che ha anche la Vastese, che però in questo momento ha soprattutto la questione stadio a tenere banco. Dopo la possibile riapertura parziale, passo indietro ancora con l'Aragona, di nuovo vuoto, e anche il co-presidente Pietro Scafetta, così come Bolami un paio di settimane fa, annuncia che l'avventura in dirigenza a fine anno per lui può dirsi conclusa. Però il problema serio è che in queste condizioni calcio a Vasto non possiamo farlo più. Quindi non da oggi, ma già dal giorno che ha parlato Franco Bolami, la Vastese Calcio è in vendita. E noi daremo questa società, certo, non al primo che arriva, ma a qualcuno che ha voglia di investire a Vasto, e non per un anno ma per tanti anni. Spero che siano persone che abbiano anche la facoltà di portare la Vastese Calcio in altri palcoscenici. La Vastese per le ultime 5 gare andrà a giocare in campo neutro ma a porte aperte, con 3 sedi ancora al vaglio: Francavilla, Ortona o Atessa. A Nereto i vibratiani riceveranno la visita di un Pineto sì sconfitto dalla Recanatese, ma dopo una partita durante la quale l'11 di Daniele Amaolo avrebbe meritato decisamente di più. Obiettivi totalmente diversi, visto che invece al Nereto mancano 12 match e 12 punti per agganciare il terz'ultimo posto di stacchi a parte ed evitare la retrocessione diretta in eccellenza. Il Pineto da parte sua è nel gruppone a 35 punti, di cui fanno parte anche Fiuggi, Tolentino e Notaresco, a caccia di un piazzamento tra le prime 5. Siamo preparati bene in settimana per questa sfida nel derby con Nereto, che è una partita difficilissima perché poi si gioca su un campo e non in ottime condizioni, quindi i valori tecnici andranno a farsi benedire, come si dice, quindi occorre tante componenti. Mi auguro che i ragazzi si facciano trovare pronti a interpretare la partita secondo, ecco, le problematiche che troveremo di fronte. È chiaro, abbiamo visto già con l'Atto Casertano partite facili, scontate non ci sono in questa categoria. Il Nereto sicuramente vorrà fare una grande partita, è una squadra viva perché al di là della sconfitta di domenica scorsa a San Benedetto veniva da 3 risultati positivi, quindi si vuole giocare le proprie chance fino all'ultimo e noi d'altronde giocheremo per il nostro obiettivo, cercare, ecco, di ripartire. Entrambe le squadre cercheranno di trovare i 3 punti e mi auguro che noi ci facciamo trovare pronti per questo obiettivo. Un punto più sotto a quota 34 il Chieti, in striscia aperta dei risultati utili. Il pareggio con il Vasto Girardi all'Angelini non sembra aver intaccato il morale dei neroverdi di Alessandro Lucarelli, che stanno correndo e che a questo punto, con la salvezza praticamente quasi in cassaforte, possono pensare anche ai playoff. Davanti si troveranno un Castelfidardo che invece, dopo un inizio promettente, è scivolato via via nelle posizioni meno nobili della graduatoria e ora condividono con il Castelnuovo il terz'ultimo posto. Castelnuovo anch'esso reduce dal recupero di campionato di mercoledì, solo con un esito diverso rispetto al Notaresco. 2-1 rimediato a Fano e situazione davvero complicata di classifica, vista l'assenza di Bubalo, espulso al Mancini e squalificato per 2 giornate dal giudice sportivo. Di Fabio deve trovare una punta centrale per sostituirlo, ballottaggio tra Colì, Favorito e Sparvoli. La gara interna col Matese è un crocevia determinante per provare ad evitare i play-out. L'unico modo per farlo è trovare i 3 punti, ma nella situazione attuale
non sarà affatto semplice.